Nautilus nasce dal Comitato Territoriale di Credit Agricole Italia. Quest'anno siamo giunti alla sua seconda edizione. Nasce per la volontà di supportare giovani talenti desiderosi di giocarsi, mettersi in gioco, avviare una propria attività imprenditoriale sul verticale dell'economia del mare. Chiaramente la valenza è anche proprio quella di investire sul territorio ligure, sul territorio di Spezia, ma in generale su tutta la regione, che chiaramente ha un primato in ambito economia del mare. Questi sono i presupposti con cui l'anno scorso è nato il progetto Nautilus, quest'anno siamo alla seconda edizione, sono arrivati oltre 50 candidature e oggi qui a Villa Marigola abbiamo selezionato gli 8 progetti che parteciperanno al programma di incubazione. Blue Ecoline si occupa di sviluppare e realizzare soluzioni per l'intercettazione dei rifiuti plastici in ambiente fluviale e sistemi per il monitoraggio degli stessi, in modo tale da riuscire a mappare la situazione a livello nazionale e intervenire nei punti critici. Nautilus Composite è una startup innovativa che si occupa di imbarcazioni riciclabili. Abbiamo ideato un composito che è basato su una matrice termoplastica e fibre naturali, che può essere facilmente riciclato a fine vita, risolvendo la problematica delle imbarcazioni in vetroresina abbandonate nei campi, nelle marine e anche purtroppo in fondo al mare. Foodinghi, primo food delivery dedicato al settore nautico. Portiamo il cibo da ristoranti e dalla grande distribuzione alle barche in rada e in banchina. Noi abbiamo sviluppato un progetto di boat sharing con imbarcazioni totalmente elettriche in fibra di carbonio e in parallelo sviluppiamo anche la parte infrastrutturale con colonnine fast charge. Outbee porta la sostenibilità nel DNA delle aziende e lo porta dal basso, una sostenibilità bottom up in cui tutte le persone sono coinvolte. Innavi è una piattaforma che permette di organizzare la propria vacanza in barca completa e lo facciamo attraverso i servizi a bordo e a terra pensati per il turista e per la scoperta del territorio costiero italiano. Crediamo molto nello sviluppo dell'economia del mare, soprattutto qua nel nostro territorio della Liguria. L'imbarcazione è di tipo conifoil, quindi ha un siluro centrale sommerso con 4 ali che ne garantiscono sostentamento idrodinamico. Abbiamo aggiunto a questa carena 2 scafi laterali che si possono muovere indipendentemente e abbiamo reso il siluro retrattile. In questo modo abbiamo ottenuto una carena che è, oltre che essere stabile, è anche sicura per rendere accessibile l'accesso all'imbarcazione anche a persone disabili. Oggi abbiamo selezionato 8 startup che parteciperanno al programma di incubazione. Essendo startup in fase iniziale, una delle caratteristiche principali che viene valutato è chiaramente il team. Sicuramente poi il grado di innovazione e la fattibilità sono elementi importanti. Quello che andremo a fare nei prossimi 2 mesi, nei mesi di settembre-ottobre, è quello di supportare e accelerare questi progetti, sia per avere dei primi test col mercato, sia per affinare il loro modello di business e poi per prepararli al momento di incontro sia delle controparti corporate, ci saranno dei momenti B2B, sia l'Investor Day che si terrà poi a novembre a Milano. Entrare nel programma ci dà la possibilità di entrare a contatto con il mondo dell'industria, il mondo delle aziende, che sicuramente, essendo il nostro business B2B, è fondamentale, e allo stesso tempo anche con investitori e con possibili canali di finanziamento. Mettiamo in gioco tanta volontà e crediamo in ciò che facciamo, ma avere la possibilità di accedere a Nautilus ci permette di entrare in contatto con un network che è quello del settore nautico, fondamentale per lo sviluppo di Innavi. Prendere consapevolezza delle nostre capacità, migliorare sicuramente quello che abbiamo inventato adesso, che è la piattaforma con gli scafi mobili, e trovare la nostra nicchia di mercato ideale. È stato molto molto interessante perché startup tutte di altissima qualità, le idee erano tutte, devo dire, con del grandissimo potenziale, coprivano in modo eterogeneo e completo un po' tutti i settori che pensavamo di coprire con Nautilus, e secondo me con l'aiuto che potremo dare loro nel percorso di accelerazione usciranno fuori delle storie molto interessanti.